Non avrebbe retto al grande dolore per l'omicidio del figlio morto a 31 anni e si sarebbe suicidato. La vittima Vita Antonio Del Rico, padre di Luca, ucciso a Torre Santa Susanna a metà febbraio con un colpo alla nuca, è stato trovato senza vita nella sua auto a Latiano, nel Brindisino. Vicino al cadavere dell'uomo sono stati anche rinvenuti dei farmaci che il 55enne avrebbe assunto. Del Rico aveva dato il consenso all'espianto degli organi di Luca, spiegando il gesto con questa frase impressa sui manifesti funebri. Donare gli organi è stato il suo ultimo gesto da ragazzo buono, disponibile, altruista e corretto.